L'attualità di tutti i giorni ci offre moltissimi spunti su quanto la vita sociale sia permeata dalla scienza, dalla ricerca sui vaccini al lancio delle grandi missioni spaziali come il James Webb Telescope. Dunque vale la pena soffermarsi a riflettere su qual è il valore formativo, educativo della scienza per il pensiero sociale. Io prendo spunto direttamente dal settore in cui lavoro, sono un astronomo e al Planetario di Roma nel corso degli anni assieme ai miei colleghi abbiamo impostato tutta la nostra attività come filosofia di fondo proprio sul concetto di utilizzare il sapere astronomico nei suoi elementi, le immagini, gli strumenti, le scoperte, trattandoli come dei materiali utili per costruire dei ponti che contaminino la cultura scientifica con tutti gli altri ambiti culturali, le arti, la musica, la letteratura e così via. In modo da superare, per esempio, una volta per tutte, quella odiosa e obsoleta dicotomia fra la cultura umanistica e quella scientifica, che è un retaggio storico che ci portiamo appresso estremamente pesante e dannoso. Si vede tutti i giorni quanto questa concezione, questa dicotomia inquini il dibattito pubblico sui temi scientifici. Invece la nostra idea era che attraverso l'attività che offriamo al pubblico, che sia una lezione, che sia uno spettacolo, un evento, un'attività didattica, permettiamo a ciascun visitatore di captare degli elementi con cui rapportarsi personalmente in base al proprio bagaglio culturale. L'idea in fondo è proprio quella della messa in cultura della conoscenza scientifica e astronomica in particolare in maniera condivisa nella cosiddetta cultura generale. La messa in cultura proprio come l'ha formulata efficacemente l'epistemologo francese Jean-Marc Lévy-Leblond. L'esempio più attuale della missione del planetario come funzione sociale è proprio quello del racconto al pubblico della crisi climatica, cosa che nel planetario può avvenire in maniera particolarmente efficace, secondo me, proprio perché permette di constatare il problema da un punto di vista completamente diverso, quello di vedere la Terra dallo spazio, da una prospettiva che normalmente ha a disposizione solamente un astronauta, e invece il planetario la offre a tutti indiscriminatamente al costo di un biglietto del cinema. Eppure è una visione dirompente perché mette in crisi, diciamo, il preconcetto che può avere in qualsiasi senso, diciamo, il visitatore e lo costringe a ricalibrarlo in base al nuovo contesto in cui vede il problema, analizza la situazione. Parafrasando Kant, potremmo dire che il planetario permette di compiere un'esperienza in cui l'incanto che si prova si tramuta in una sorta di nuova legge morale che come riflesso del cielo stellato sopra di me diventa la terra sotto di me, della quale dobbiamo occuparci tutti con grande urgenza. Un altro esempio che viene dalla mia attività di qualche anno fa invece è un corso che avevo svolto per un'associazione giovanile che si chiamava Libere Stelle, Libero Pensiero, non a caso, perché avevo cercato di mettere a fuoco alcuni elementi che il ragionamento astronomico permette di utilizzare come strumenti di pensiero critico. Faccio un esempio molto spiccio. Quando c'è una grande manifestazione in piazza, di solito si assiste al balletto dei numeri dell'affluenza tra gli organizzatori e quello ribattuto dalla questura, che normalmente è almeno la metà, se non di meno ancora. Ecco, un divario abbastanza inaccettabile, sicuramente figlio dell'interesse delle parti che hanno appunto interesse a gonfiare o sgonfiare il numero che dovrebbe fotografare in realtà la stessa medesima realtà. Ecco, ci si può fare un'idea anche da soli di questo numero, magari avendo a disposizione un'immagine e facendo delle stime, delle approssimazioni, proprio come si fa in astronomia, quando magari si cerca di contare le stelle, che è uno degli esercizi più antichi dell'astronomia effettivamente, fin dai tempi di Tolomeo e Ipparco. Ecco, negli ammassi globulari di stelle, dove le stelle sono quasi appiccicate l'una all'altra, nelle immagini è difficile contarle una per una, ma esistono degli algoritmi, dei modi, delle stime appunto che si possono fare per ottenere un numero indipendente, in questo caso dal giudizio appunto di altri per quanto riguarda la nostra manifestazione di prima. Quindi più volte, in più modi, l'astronomia permette di offrire degli strumenti a chiunque per farsi un'idea di come vanno le cose. Un altro esempio molto innocuo che sarà capitato sicuramente a tutti voi è quello di vedere sorgere la Luna.
Ripensate a quella volta che avete visto la luna sorgere all'orizzonte, magari così rossa, e vi è sembrata la luna più grande che abbiate mai visto nella vostra vita. Molte persone me lo hanno riferito di esperienze simili. Bene, ripensateci e in quel caso sarete rimasti anche voi ingannati appunto dalla cosiddetta moon illusion. Quando la luna appare all'orizzonte, infatti, noi istintivamente associamo alla sua presenza gli altri elementi del paesaggio con cui la confrontiamo, alberi o palazzi, e questo ci porta inconsciamente a sovrastimare la sua dimensione. Infatti la stessa cosa non è possibile farla quando la luna è alta in cielo tra le stelle e noi la percepiamo come se fosse più piccola. In realtà le cose stanno proprio al contrario, perché la luna bassa è schiacciata addirittura dall'atmosfera e quindi risulta perfino più piccola di quando è alta. Ma per chiarirci le idee possiamo a questo punto utilizzare un minuscolo elemento scientifico e tecnologico tanto piccolo quanto una chiave. Per esempio, proviamo a traguardare la luna attraverso il foro della chiave quando sorge all'orizzonte, vedremo quanto si, come dire, inscrive nel foro della chiave e riproviamo più tardi, quando la luna sarà alta, a traguardarla attraverso lo stesso foro, col braccio esteso ovviamente. Ci accorgeremo che non c'è praticamente nessuna differenza fra le due lune. Quindi questo piccolissimo accorgimento ci permette di smascherare un preconcetto, una percezione fallace che avevamo avuto e che ci costringe a fare i conti con questa realtà. In altre parole, la scienza aiuta a rendere più oggettive le nostre analisi della realtà che ci circonda, ma non demolisce, attenzione, la magia, l'incanto, la suggestione di quella luna magnifica che avete visto sorgere. Anzi, sarete comunque liberi di continuare a ricordarla, a considerarla come la luna più grande che avete mai visto. Però sapere che le cose stanno diversamente, secondo me, acuisce ancora la meraviglia di quello che proviamo guardandoci intorno. In fin dei conti, questo sottolinea come la scienza in molte occasioni possa essere proprio uno strumento a portata di mano, è il caso di dirlo, uno strumento di pensiero che, se soprattutto condiviso con tutta la società, con tutti i suoi strati, permette di costruire un pensiero critico collettivo, sociale, una vera e propria coscienza informata sui fenomeni e meccanismi del mondo. E soprattutto grazie a questa consapevolezza, questa società sarà capace di scegliere come affrontare i problemi che la riguardano, problemi globali come la pandemia, come la crisi del clima. Mi piace ricordare su questo l'esempio di Pietro Greco, giornalista scientifico e storico della scienza, che purtroppo ci ha lasciato poco più di un anno fa, ma che è stato, con la sua attività di scrittore, uno dei pionieri in Italia del concetto di cittadinanza scientifica, basata proprio sull'idea che la scienza sia un pilastro per una società democratica della conoscenza, sulla base della quale è importante ed è fondamentale fondare proprio la tutela dei valori individuali e collettivi, perché è un modo potente per rafforzare l'identità stessa di una democrazia. Vale la pena però anche fare un po' di autocritica, perché in questo discorso, in questa dialettica fra scienza e società, ci sono anche molti nodi ancora da affinare, specialmente appunto da parte di chi la scienza la trasmette e la comunica al pubblico, gli scienziati o anche i divulgatori scientifici come me. Ci sono tutta una serie di distonie, di disallineamenti nel modo e nel linguaggio con cui si parla di scienza e che vanno sicuramente perfezionati. Per esempio, affondando proprio nell'educazione scolastica, le discipline scientifiche a scuola spesso vengono presentate come conoscenze granitiche e separate tra di loro, mentre in realtà gli scienziati di vari ambiti collaborano e si interconnettono condividendo le competenze, ed è così che nascono oggi i grandi progetti scientifici che cambiano il mondo. Oppure i linguaggi, che non sono sempre quelli formali i più adatti a sviluppare negli studenti una visione, una nuova visione del mondo. E ancora l'approccio di raccontare la scienza come una conoscenza atemporale, fuori dal tempo, fuori dalla storia, e soprattutto che manca di proiezione al futuro, sicuramente non è il modo migliore per far nascere nei giovani un'idea del futuro che si potranno costruire proprio grazie anche alla scienza. Quindi continuiamo a guardare il mondo intorno a noi, ma teniamoci in tasca quella chiave, perché quel contributo di pensiero che la scienza ci offre è veramente un elemento in più che può fare la differenza nel modo in cui, come collettività, salveremo il nostro mondo.